Questa idea è nata da una grande passione che ho sempre avuto per i droni. Sono circa 10 anni che faccio con i droni normali. Poi una volta mi è scappato il mio cane, solo 3 ore, diciamo, proprio un minimo indispensabile per farmi andare in valvola completamente. Mi sono sentito perso e da allora dico, devo trovare un sistema per potermi mettere anche ad aiutare gli altri che perdono i propri animali. Unire la passione dei droni a quella per gli animali per salvare così amici a quattro zampe scomparsi. È questa la scommessa di Giovanni Mazzierli, dalla quale è nato un progetto unico in provincia di Arezzo. I droni utilizzati hanno una termocamera per rilevare gli animali. Ti presenti nel luogo dove è l'animale scomparso, cerchi di capire dove è andato, da che parte è scappato, più o meno quanto tempo è che è andato via, e in base a quello che sono le abitudini anche dell'animale che è scomparso, si iniziano le ricerche, si fa una, diciamo, una planimetria della zona, che si decolla, impostiamo una missione, partiamo e il drone va alla ricerca della fonte di calore. Quando c'è luce ancora del giorno, quando troviamo la fonte di calore, passiamo dalla termocamera alla camera normale. Invece di notte cerchiamo la fonte di calore e poi con dei fari cerchiamo di illuminare l'animale. Giovanni non lavora da solo, ma è affiancato da una vera e propria equip. Lavoro anche con una veterinaria qui di Arezzo e con un addestratore giù del Val d'Arno, che quando ho necessità di sapere qualcosa li chiamo, mi faccio dare informazioni, okay, e a volte partecipano anche loro attivamente. Nel corso dei mesi ha salvato cani, gatti, ma non solo. Tutto, mucche, caproni, quello che cavalli, quello che uno perde, noi andiamo a cercarlo. Qual è la cosa più bella di questa professione? La cosa più bella è vedere la soddisfazione delle persone quando gli ritrovi il proprio animale, vedere quando riabbracciano l'animale, vedere quello che sono delle sensazioni bellissime, insomma. Solo chi l'ha provato credo lo possa capire.